Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pochi e oggi siamo tornati qui su My Little Bloopers. Oggi terremo l'episodio numero 3 della seconda stagione, ovvero lezione numero 0. Ok, iniziamo. Allora, durante la scena in cui Twilight si reca all'angolo zuccherino, i cupcake della scatola sono di colore diverso invece che rosa. Scusate. Ok. Nella scena in cui Rainbow Dash aiuta Applejack a distruggere il suo vecchio hot dog, nell'esplosione che ne deriva sia quest'ultimo che Twilight vengono ricoperti dalle macerie. Ebbene, quando la puledra campagnola va a concatularsi con Rainbow Dash, vabbè, puledra, campagnola, Twilight emette uno strano sorriso. Durante il colloquio tra Twilight e la sua mentore Celestia, in un primo momento l'unicorno ha la criniera e la coda dritte, per poi ritornare scompigliate qualche attimo dopo. Nell'immagine di divisione collettiva di Twilight riguardante la scuola per unicorni, anzi da parte delle piccole unicorne, una di loro ha anche le ali. Tra l'altro questa è anche una delle pony che appaiono nell'immagine di copertina della serie. Tra l'altro notare che è l'unica puledra, anzi l'unica puledrina che non ride di lei, questa. Durante la scena in cui Twilight attira le settima puledra verso la bambola saputellina, la sua coda si raddrizza. Però specificatamente nel momento in cui si azzuffano per ottenerla. Nella scena in cui Twilight si gratta la coda per non essere riuscita a risolvere un problema d'amicizia, ci sono le ringhiere sulla panchina. Ma quando guarda il sole che tramonta, queste scompaiono. Nella scena finale in cui Spike scrive la lettera a Princess Celestia insieme alle sue amiche, le ciglia di Applejack scompaiono. Bene ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!